Ciao a tutti, buongiorno, grazie di esservi uniti a noi in questo webinar. Mi presento, diciamo per prima cosa, mi chiamo Marco Addino, sono un ex studente del Politecnico di Torino, mi sono laureato ormai nel lontano 2003, quindi diciamo perlomeno nel nuovo millennio, in ingegneria elettronica. Diciamo, ho studiato a Torino perché diciamo, sono piemontese di origine, diciamo della zona di Ivrea. Lavoro da quando mi sono laureato, quindi sostanzialmente dal 2003 in Accenture, dove ho fatto tante cose. In questo momento sono un managing director e sono nella fattispecie responsabile per due delle industry su cui Accenture è articolata. Adesso proverò a raccontarvi in estrema sintesi cosa facciamo. Vedrete che una delle cose su cui articoliamo le nostre capability e la nostra abilità di servire i nostri clienti è proprio questa dimensione di industry. Io sono responsabile per due di queste industrie, che sono l'aerospazio e difesa e l'high-tech. Quindi direi abbastanza in buona continuità con quello che ho studiato in ingegneria elettronica al Politecnico. Diciamo, nella vita privata sono un papà di tre bambine, Chiara, Benedetta e Celeste, che sono due gemelle di 6 anni e la più piccolina è di 4. Tornando ai temi lavorativi, io vorrei rubarvi una decina, quindicina di minuti per raccontarvi un pochettino che cosa è, cosa fa e magari anche come lo fa Accenture. Vi dico fin da subito che noi insieme alle colleghe che mi accompagnano oggi e che sono delle persone anagraficamente più vicine a voi, quindi che mi accompagnano quest'oggi, siamo qui a vostra disposizione essenzialmente per raccontarvi quello che facciamo e rispondere alle vostre domande. Quindi fin da subito cioè, diciamo, c'è la parte di Q&A all'interno del tool Zoom, quindi sentitevi liberi in ogni momento di fare tutte le domande del caso, uccideteci di domande e poi cercheremo negli ultimi 10-15 minuti di questa sessione di darvi alcune risposte. Cosa facciamo in Accenture? Adesso se gli audiovisivi mi aiutano andiamo avanti. Diciamo, noi abbiamo una mission, diciamo, abbastanza chiara, che è il fatto di combinare tecnologia e ingegno umano. Siamo una cosa molto alta, molto eterea, ma credetevi, è qualcosa che facciamo tutti i giorni con i nostri clienti. Cioè, nel senso, noi ci occupiamo essenzialmente di aiutare le aziende a trasformarsi, facendo leva su qualcosa che è diventato centrale nella strategia di ogni azienda. Nel 2012 noi coniammo un brand che era il fatto che every business is a digital business. Questo riteniamo che sia ancora più vero nel 2012. E 21 negli anni a seguire, perché credeteci, noi lavoriamo per tutte le grandi aziende del pianeta, cercheremo di raccontarvelo tra poco, ma la tecnologia ha un elemento centrale e dominante nel loro approccio al mercato, nella loro strategia di business, nelle loro scommesse di breve, lunghe e medio termine. Cerchiamo ovviamente di mettere al centro il valore che produciamo per i nostri clienti, i clienti che serviamo. Ovviamente per le nostre persone e anche per le community in cui viviamo, nel senso che diciamo una delle cose su cui andiamo molto orgogliosi è che Accenture è un'azienda che è molto attenta al valore che produce a 360 gradi su tutti i suoi interlocutori, che ripeto non sono solo clienti ma sono anche le comunità in cui viviamo e le persone che lavorano per la nostra azienda. Qualche informazione un po' più di dettaglio, diciamo siamo una grande azienda, grandissima, nel senso che abbiamo la popolazione di una città di media dimensione. Siamo un'azienda quotata e questo vuol dire tante cose, nel senso che abbiamo anche un dovere di comunicare ai nostri azionisti, al mercato, tutto quello che facciamo e che tutto venga fatto in modo, lasciatemi dire, etico e responsabile. Siamo una multinazionale e lavoriamo in 120 paesi e siamo un'azienda essenzialmente fatta di persone. Le persone sono il nostro più grande tesoro e sono anche il nostro asset più prezioso. In questo momento sono 624.000 i colleghi che diciamo, fanno parte della nostra grande famiglia intorno al mondo. Siamo un'azienda multinazionale, però con un grandissimo footprint italiano. Vi dico solo due data point. L'Italia per Accenture è il quarto mercato a livello mondiale, quindi un paese estremamente più importante, no, di quello che il PIL talvolta un pochettino scalcinato dell'Italia lascerebbe intendere. Abbiamo un ruolo assolutamente di leadership a livello mondiale all'interno di Accenture. All'interno dell'Italia noi abbiamo 18.000 colleghi che lavorano con noi ogni giorno, abbiamo 9 centri di innovazione. Di rilevanza globale, nel senso che è in Italia dove Accenture ha posizionato alcune tematiche chiave
tipo diciamo, rivoluzionare tutta la parte dell'approccio all'ingegneria, dei capital project di cantiere, il fatto di lavorare su tematiche diciamo, del futuro dell'industria automotive, cioè quello che diventerà la mobility, eccetera, eccetera. Lo facciamo in nuovi centri di innovazione sparsi sul territorio italiano. E poi abbiamo cinque, diciamo, location principali, diciamo, posizionate, direi, in alcune delle più grandi città d'Italia. Quindi un tessuto molto capillare e, lasciatemi dire, molto connesso alla comunità di business, al sistema paese Italia in cui operiamo. Andrei pure avanti. Noi facciamo, si fa per dire, quattro cose. Uno, raccontare cosa fa Accenture, credetemi, è sempre una cosa difficile. Io provai tempo addietro a raccontarlo alla mia nonna e devo dire che ci ho messo alcuni anni per riuscire a spiegarglielo in maniera profonda. Noi facciamo sostanzialmente quattro cose, ok? A supporto delle più grandi e delle più grandi aziende di successo del mondo, quindi dobbiamo essere particolarmente bravi a farlo perché sennò non riusciremo a competere e a aiutare player di questo calibro. Dicevo, facciamo sostanzialmente quattro cose. Aiutiamo i nostri concorrenti a disegnare strategie e li supportiamo con della consulenza trasformativa per realizzarle. Cioè Accenture, diciamo, si vanta di questa parte del nostro brand che è non solo idee, ma trasformazione realizzata. Credetemi, cambiare pelle è una cosa difficilissima per molti, è una roba difficilissimissima, quasi impossibile per aziende di grandissima levatura e grandissimo calibro. Noi le aiutiamo a cambiare pelle, ad essere sempre al passo coi tempi e a cogliere le opportunità che il mercato offre. Pensate nel mondo di oggi dove abbiamo tematiche globali, no? Come la sostenibilità, la transizione energetica, l'autonomous mobility, l'evoluzione verso l'idrogeno, eccetera, eccetera. Pensate a un'azienda che magari fa petrolio, magari fa auto nel mondo classico, quanto debba essere costretta a cambiare pelle per stare dietro a queste. A queste, come dire, a queste milestone, a queste timeline che il mercato impone. Noi li aiutiamo a scegliere la direzione, li aiutiamo a perseguirla, diciamo, con la determinazione e le competenze delle nostre persone. L'altra cosa fondamentale, la tecnologia nel nostro DNA e in tutto quello che facciamo. Noi siamo dei grandissimi system integrator, siamo dei grandissimi partner dei nostri clienti per tutto quello che riguarda l'information technology, il digital, il big data, gli analytics, il cloud computing e chi più ne ha chi ne metta. E noi siamo una grandissima powerhouse di queste tecnologie di cui sostanzialmente oggi parla tutto il mondo. Noi, se ti vuole, ne parliamo da tanti anni, abbiamo aiutato tanti clienti, tra l'altro le più grandi aziende del mondo e italiane, a percorrere con successo queste journey di trasformazione tecnologica. Un'altra cosa un pochettino po mo poco nota, che sta sotto quel logo di Interactive, noi siamo la più grande azienda al mondo di digital marketing. Quindi abbiamo stuoli di creativi, digital agencies, eccetera, che aiutano i nostri clienti a posizionarsi nel mondo su tutto quello che è l'advertising nel mondo digitale. L'ultima cosa, in alto a destra, le operation. Quindi non solo aiutiamo i nostri clienti disegnando i percorsi di trasformazione e supportandoli nella loro execution. Non solo li aiutiamo con tutta la potenza che la tecnologia riesce a mettere a disposizione, ma li aiutiamo anche a gestire pezzi interi del loro business. Vi stupirà sapere che molte delle cose che utilizzate tutti i giorni, che potrebbero essere un biglietto aereo, un contratto di fornitura energetica, un'auto prenotata con Uber o un qualunque app di sharing o pooling delle macchine e quant'altro, hanno detto pezzi di tecnologia e magari pezzi di operatività che sono stati creati, disegnati in maniera sartoriale sul cliente proprio da Accenture. Quindi cerchiamo di abbracciare con queste competenze tutto quello di cui i nostri clienti hanno bisogno per diventare delle aziende sempre più di successo nel business di oggi. Business che è caratterizzato da fortissime discontinuità e anche fortissima necessità di ricambio dei talenti, no? E degli skill. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se una volta, probabilmente qualche decina di anni fa, uno aveva una professione, più o meno se la teneva per tutta la durata della sua vita lavorativa, oggi si è costretti, fortunatamente, perché secondo me questa è una delle cose più belle che facciamo, secondo me, a reinventarsi costantemente, a essere interessati a capire che cosa c'è di nuovo e come riusciamo a sviluppare dei skill distintivi. Noi lo facciamo questo e lo facciamo con la forza di queste quattro grandi famiglie, quattro tipologie di lavoro. Andando avanti, come vi dicevo, noi siamo organizzati per industry, io sono responsabile di alcune di esse. Sono delle grandi famiglie in cui allochiamo i nostri clienti, perché i nostri clienti sono molto interessati cioè, ormai al giorno d'oggi è impossibile andare a parlare di informatica digitale in termini assolutamente generici e trasversali. Per
Bisogna parlarne contestualizzandoli nei business e negli environment e negli ecosistemi in cui i nostri clienti operano. Parlare di digitale per un'azienda automotive è radicalmente diverso che parlare di digitale in un'azienda appartenente al settore del banking, assolutamente ancora diverso per chi lavora nell'industria spazio e difesa. Siamo organizzati in un certo numero di industry per seguire i nostri clienti e le loro esigenze, in modo da avere persone che siano estremamente rilevanti sul mercato e capaci di parlare con i nostri clienti nella loro lingua e dare una risposta, come dire, professionale e competente sulle loro emergenze, sulle loro criticità e sulle loro opportunità che vogliono perseguire. Un'altra cosa, andiamo pure avanti, un'altra cosa assolutamente importante riguarda quello che noi facciamo. È una cosa che diciamo con grandissimo orgoglio. Noi abbiamo fatto, come dicevo prima, della nostra capacità di rinnovarci e reinventarci costantemente, forse la cosa più unica e più essenziale del nostro modello di business. Noi, qualcosa di simile a 7-8 anni fa, fondammo, diciamo, un'entità al nostro interno che si chiamava Accenture Digital, dove vennero posizionate tutte quelle cose che ai tempi rappresentavano quello che noi chiamavamo The New. No? The New cosa voleva dire? Tutti i servizi legati al mondo del digitale, Big Data, Analytics, Internet of Things, Connected Factory, Connected Workers, Connected Everything, tutto il mondo del cloud e tutto il mondo della cyber security, che come potete facilmente immaginare è un business che definire booming è riduttivo in questo momento. Noi abbiamo creato questa famiglia professionale, dicevo, questi 7-8 anni fa, e considerate che questa tipologia di lavori, che ai tempi noi consideravamo The New, okay? Oggi costituisce il 70% del nostro business. Vuol dire che il 70% delle nostre persone ogni giorno si occupano di queste tematiche. Okay? Si occupano di capire il valore del cloud nei contesti più disparati. Io, come vi dicevo, mi occupo di aerospazio e difesa e vi lascio immaginare tutte le complessità che si possono avere quando si parla di cloud in ambienti estremamente, come dire, sensibili dal punto di vista delle informazioni che trattano. Come magari avrete letto sui giornali tutta la sfida del cloud nazionale, PSN e quant'altro. Noi questo lo facciamo da tanti anni, abbiamo un ecosistema di partnership molto sviluppato e lo facciamo at scale. La cosa bella è che questo era The New 7-8 anni fa e oggi cosa c'è? C'è il New. E poi ci sarà ancora il New, eccetera, eccetera. Cosa sono le cose su cui ci stiamo equipaggiando sempre di più? C'è la tematica dell'Industry X, cioè il mondo manifatturiero produttivo dei servizi al cliente sta diventando sempre più technologically intensive. Plant connecting, additive manufacturing, artificial intelligence utilizzata per il design generativo di parti, componenti, per la... il disegno, ad esempio, di circuiti integrati, di semiconduttori e quant'altro. Altri temi, il quantum computing, altri temi ancora, tutto il mondo che noi chiamiamo l'XR, l'extended reality, no? Su cui riteniamo ci saranno delle altre grandi wave di trasformazione. Tutte queste cose sono, diciamo, prima osservate, poi sperimentate, poi infine portate al cliente, come questi numeri testimoniano, con una scala che direi ha ben pochi paragoni a livello planetario. E questo è quello che fa l'Accenture. Un'altra cosa, andiamo pure avanti, importante è come facciamo a rimanere sempre così sulla cresta dell'onda, no? Come facciamo a essere sempre orientati all'innovazione e a dare quello che i nostri clienti pretendono in questo mondo che scambia costantemente. Ma prima di tutto investendoci una marea di soldi, ma quando dico una marea parlo di diversi billion. Cosa vuol dire? Sono billion investiti in formazione delle nostre persone, sono billion investiti sul mercato per creare deal iconici che possono rappresentare per noi un'esperienza e per i nostri clienti, come dire, un grande step change. E lo facciamo con acquisizioni. Se andate a cercare sul sito di Accenture, vi consiglio di farlo. Abbiamo un'agenda di merger and acquisition estremamente frizzante. Noi siamo certi che in questa contaminazione di esperienze, di brand, di vissuto, di sensibilità, di cultura, di paese, eccetera, ci sia uno dei nostri elementi di ricchezza. Vi basti pensare che l'anno scorso abbiamo chiuso acquisizioni per circa 6 billion, che credetemi è una marea di soldi per un'azienda quotata come noi. È una marea di soldi e se vedete sul nostro sito istituzionale potrete trovare che in ogni angolo del mondo ogni mese facciamo un'acquisizione. Cosa vuol dire? Che Accenture sta continuando questa attività di research and venture in modo da andare a capire quali saranno le prossime wave di new per andare a posizionarci.
E poi, come dicevo, facciamo tutto, tutte queste buone idee vengono portate nei nostri laboratori di ricerca, nei nostri studio dove portiamo i clienti, fino ad arrivare negli innovation center o nei technology center da cui gestiamo la delivery per i nostri clienti. Questa, ripeto, non è carta, è un'architettura fatta di luoghi fisici, di professionalità, di grandissime esperienze che ci supporta a livello globale per cercare di anticipare, di interpretare sempre al meglio quelli che sono i trend di mercato e quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. Andiamo pure avanti. Come ho detto prima, investiamo una marea di soldi. Nell'ultimo anno 4 bilioni e 2 di acquisizioni, circa 1 bilione in formazione e circa un altro bilione in ricerca e sviluppo. Sono, credetemi, numeri da capogiro. Se pensate a un'azienda come la nostra, 6 bilioni, che è qualcosa, diciamo, di non troppo distante dal 15% dei suoi revenue, vengono investiti nel fatto di essere sempre al passo con i tempi. E credetemi, queste cose qua hanno una ricaduta estremamente pragmatica sulle nostre persone, nel senso che si traducono in un'opportunità di crescita, opportunità di imparare un mestiere e reimpararlo tante volte nella propria carriera lavorativa, e anche opportunità di venire a contatto con una grande cassa di risonanza, un grande, come dire, incrocio e crocevia di scambio di competenze, skill, sensibilità e culture, che è quello che noi siamo e vogliamo essere e cerchiamo di essere ogni giorno. Mi avvio poi rapidamente a conclusione, nel senso che come avrete capito, essendo, diciamo, in Accenture da 18 anni, un'azienda di cui vado molto fiero e molto orgoglioso, primariamente perché se non ci sarei rimasto così tanto, soprattutto perché è un'azienda anche che, come potete immaginare, mi impegna molto, no? E tra le tante cose di cui vado orgoglioso è la nostra etica, che è un'etica del fare, un'etica del lavoro e anche un'etica di stare con i colleghi e di stare sul mercato, che noi abbiamo riassunto in questi 6 core values. E devo dire che dovessi dire una delle cose più distintive di Accenture è il fatto di essere un'azienda etica e seria. Noi puntiamo a creare valore per i nostri clienti. I nostri clienti sono per grande parte clienti da lunghissimo periodo. Quindi per noi una relazione con un cliente non è, come dire, una scampagnata di un progetto di 3 mesi, ma sono magari in alcuni casi 10 o 20 anni di collaborazione insieme, sempre diciamo sulle tematiche più innovative e più differenzianti. C'è un tema di integrità, che è la nostra parola d'ordine, cioè nel senso, a noi piace vincere, a me personalmente piace tantissimo vincere, però ci piace vincere secondo le regole. E riteniamo che giocare in modo fair nel contesto di business, nelle comunità in cui lavoriamo, sia essenziale. Come dicevo prima, siamo un'azienda fatta di persone, solo di persone, quindi le persone sono il nostro tesoro ed è quello su cui ciascuno di noi, a ogni livello di management, dalle persone più junior alle persone più senior come me, deve centrare la sua attività in azienda. Quindi il fatto di creare talenti in maniera seriale e di dare alle persone opportunità di crescita è il nostro dovere verso le persone che fanno parte della nostra famiglia. Siamo una network globale. Il nostro vecchio CEO diceva sempre: ricordatevi sempre che voi in Accenture potete scrivere una mail a qualcuno che sta in Nuova Zelanda e questa persona qua, se è in grado di aiutarvi, vi risponderà sempre. E se non risponde, venite a dirlo a me direttamente, perché questo è qualcosa di veramente strano. Io posso dire aver scritto mail in ogni angolo del pianeta, di aver sempre ricevuto risposta. Quindi c'è un senso di team molto forte, una voglia di aiutarsi, una voglia di mettere a fattor comune le cose che facciamo insieme, perché, diciamo, solo non reinventando la ruota e costruendo sempre qualcosa in più, come dire, si può fare qualcosa che è rilevante per i nostri clienti, per il mercato e le comunità che serviamo. L'individuo al centro, permettetemi di sfatare un mito. Qualcuno racconta di Accenture come un'azienda, come posso dire, di impronta militare, con orari e elementi di vivibilità impossibile, cose di questo genere. Lasciatemi essere molto chiaro, questa non è l'azienda che conosco, non è la mia azienda, non è anche quella che ho mai vissuto. Poi anche le nostre colleghe vi racconteranno la vostra esperienza. C'è una grande passione per il lavoro che facciamo. Io ritengo che quello che facciamo non possa essere fatto senza passione. Io personalmente lavoro talvolta più di 8 ore al giorno, ma non riuscirei neanche a lavorare 6 ore al giorno in qualcosa che non mi interessa. Però diamo sempre molta attenzione alle esigenze dell'individuo. Abbiamo i nostri hobby, abbiamo una vita sociale, io ho i miei bambini, la mia famiglia, mia moglie, le mie passioni e quant'altro, e in questi 18 anni di Accenture, con i giusti compromessi, siamo sempre riusciti a coltivarle, perché riteniamo che una persona, come dire, debba essere completa a 360 gradi, non solo dedita al lavoro, ma debba coltivare tutte
tutti i suoi ambiti che costituiscono la propria individualità. L'ultimo tema è la stewardship. Qua, diciamo, l'amministrazione da scout salta fuori, però noi vogliamo lasciare, diciamo, i posti, i progetti, i clienti un po' meglio di come l'abbiamo trovati, no? E quindi un dovere che ognuno di noi ha nel fatto di arricchire l'azienda creando qualcosa di nuovo. Accenture io l'ho sempre raccontata come un prato verde, dove le tue idee, le idee di ciascuno di noi, possono essere piantate per diventare dei business con una cassa di risonanza, come dire, una macchina a supporto che secondo me non è uguale. Ce ne sono tante di queste idee che sono italiane, che sono diventati servizi ed offerte di successo lato nostro, e direi che ognuno di noi che è stato tanti anni in Accenture ha sicuramente una storia da raccontare dal punto di vista di aver creato valore, ha creato qualcosa di differenziante e nuovo. L'altro tema è, come dicevo prima, se non fosse evidente in tutto quello che vi ha raccontato finora, noi siamo un'azienda che fa dell'inclusività e della diversità uno dei suoi punti essenziali. E ripeto, non sono discussioni per mettersi a posto con la coscienza sui KPI, riteniamo che attaccata a questo, in questa diversità, sia uno dei valori che ha costruito il nostro essere di successo sul mercato. Perché? Perché è inutile dire che se si è esclusivi invece di essere inclusivi, si perdono sensibilità, si perdono competenze e banalmente non si è più in grado di competere nel mondo di oggi. E quindi il fatto della diversità non è solo un elemento di equità e di giustizia, cosa che peraltro io ritengo anche sia, ma per noi è un elemento competitivo. Perché ripeto, un'azienda come la nostra fatta di 640.000 persone non può essere un'azienda esclusiva che pensa di trovare al mondo 640.000 persone tutte fatte con lo stampino e tutte con la stessa sensibilità e che incontrino clienti tutti uguali a noi. Questo semplicemente non funziona ed è il motivo per cui la diversità per noi è così centrale. Il purpose ve l'ho già detto all'inizio, non so se ci sono ancora altri audiovisivi. Perfetto, chiudo con un saluto e poi lascio la parola alle colleghe. Niente, io ho cercato di condensarvi in questa decina, dozzina, forse quindicina, mi scuso, di minuti un pochettino quello che facciamo. Siamo a disposizione per le vostre domande qui. Io mi chiamo Marco Addino, i nostri nomi li vedete, se avete anche delle esigenze, delle richieste in qualunque momento, nome.cognome@accenture.com, siamo sempre felici di rispondervi con tra i canali ufficiali o quelli non ufficiali. Adesso volevo lasciare la parola a tre nostri brand ambassador, che come dicevo prima sono persone che hanno vissuto pezzi della loro carriera in Accenture e che vi possono raccontare, come dire, in modo anche magari più vicino, no? All'esperienza universitaria, che per loro è un po' più recente di quanto lo è per me, anche se ho dei bellissimi ricordi del Bar Katia, del Bar Pizza e di tutti quegli altri luoghi ameni in Corso Duca di Abruzzo e dintorni, quello che stanno facendo, un pochettino come è stata la loro vita in Accenture. Ci sentiamo subito dopo con le Q&A, dove aspettiamo un sacco di domande sulla chat. Grazie a tutti. Grazie Marco, è piacere di conoscervi virtualmente tutti. Io sono Francesca Giordano Gala, sono in Accenture da 5 anni e mezzo. Mi sono laureata 5 anni fa al Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica. Quindi sì, ho iniziato in Accenture prima ancora di laurearmi. Sono entrata in stage e ho scritto la mia tesi magistrale in collaborazione con Accenture. Una tematica che poi è stato ed è tuttora il filo conduttore della mia vita lavorativa in Accenture, ovvero il digital manufacturing e l'industrial. Io ho scritto la mia tesi parlando di fabbrica, di come la fabbrica doveva cambiare, si doveva trasformare per connettere e interagire sia con le macchine che con le persone. Quindi connected workers, connected equipment, IoT, sono tutte tematiche che ho avuto modo insieme di sviluppare in azienda e con l'università. Una volta finito, diciamo, il mio percorso universitario, una volta che mi sono laureata, ho fatto poi l'ingresso in Accenture e la cosa più bella per me è stata iniziare a lavorare sul cliente per cui avevo scritto la tesi. Il cliente in realtà è un cliente che posso citare, un caso pubblico, si chiama BS. E se cercate online trovate della partnership tra Accenture e BS, di come Accenture abbia aiutato questa azienda che fa macchinari per la lavorazione del legno e della pietra a trasformarsi, a trasformare i propri equipment per digitalizzare le fabbriche dei loro clienti. E in questo contesto ho avuto modo di mettermi in gioco sia immaginando come le loro macchine, i loro equipment dovevano trasformarsi, ma
sfidando, diciamo, la mia conoscenza in un mondo che era completamente nuovo per me, ovvero andando a definire il business model che questa azienda doveva mettere in campo per cambiare e trasformare il loro business. Io sono un ingegnere meccanico, di conseguenza non avevo mai visto un bilancio, non avevo mai studiato prima valutazione degli investimenti o qualsiasi altra tematica legata al business. Nonostante questo, il mio team e le persone con cui ho lavorato mi hanno aiutato ad avvicinarmi sempre di più verso un mondo che per me era nuovo. E questo continuo rinnovamento sia dei contenuti ma anche del quotidiano è la cosa che più mi piace dell'azienda in cui sono, perché vuol dire che ogni volta continuo ad imparare, ogni volta mi metto in gioco, ogni volta creo e scopro qualcosa che prima non avevo neanche immaginato. E dopo aver finito, diciamo, questa prima esperienza in questa azienda industrial, sono passata a lavorare per l'automotive. In particolare ho lavorato per un'azienda che crea componenti che vengono poi utilizzati all'interno delle macchine, delle automotive, delle automobili vere e proprie. E in questa azienda ho fatto una roba ancora diversa, completamente diversa, ovvero abbiamo disegnato la roadmap strategica di trasformazione degli impianti e delle fabbriche di questo cliente. Quindi ancora una volta mi sono rimessa in gioco con un altro cliente, con un altro contesto, e ho avuto modo di lavorare con un team estremamente variegato, perché c'erano persone che venivano dalla Cina, dall'America, oltre che dall'Italia e dal resto dell'Europa. Dopo aver completato questa esperienza in ambito automotive, ho cambiato nuovamente 3 anni fa, entrando in un altro mondo che è stato completamente nuovo, che era un mondo industrial però applicato al food and beverage. Il cliente su cui ho iniziato a lavorare è il cliente che sto seguendo da 3 anni e su cui abbiamo fatto tantissime cose, dal definire la nuova strategia che porterà il cliente a trasformarsi da oggi fino al 2030, e abbiamo poi iniziato a sviluppare i primi tasselli di questa strategia, mettendoli in campo, disegnando i nuovi prodotti digitali che porteranno il cliente a digitalizzare gli impianti di produzione, e aiutandoli poi ad immaginare come il loro business ancora una volta si deve trasformare nell'arco temporale di 10 anni. La cosa più bella di questo progetto, che mi piace sempre raccontare, oltre all'internazionalità del team con cui lavoro ogni giorno, nel senso che un team italiano, svedese, che lavora per un cliente in Arabia Saudita, per un altro cliente in Cina, con persone che vengono dalla Germania, quindi veramente il contesto è super mega internazionale. Oltre a questo, la cosa che mi piace di più è pensare a come abbiamo iniziato e cosa siamo ora. Nel senso che 3 anni fa in questo cliente abbiamo iniziato in un team piccolino, eravamo in 3, oggi siamo in 100. E c'è una roadmap di crescita che punta ad aumentare sempre di più non solo la numerosità delle persone che saranno coinvolte, ma anche a crescere in termini di competenze e di apporto che ogni singola persona può portare al team. Accenture, come diceva anche Marco, è un'azienda che punta tanto sulle persone, sulla loro crescita, ma anche sul loro percorso personale di sviluppo. Per esempio, nel mio caso, io mi sono laureata in ingegneria meccanica e sentivo di avere una quota parte di conoscenza che mi mancava, che era tutta quella legata al business. E allora Accenture ho provato ad esternare, a dire alla mia azienda che, guardate, io mi sento un po' debole su quest'area, cosa possiamo fare? E l'azienda ha investito su di me e ha investito su di me sponsorizzandomi un MBA. Quindi durante questi anni in azienda ho avuto anche l'opportunità di confrontarmi all'interno di un altro contesto nuovo e diverso completamente per me, che era quello che mi ha consentito di colmare un piccolo gap che avevo di partenza nel mio business attraverso un MBA, un Master in Business Administration. Perché vi voglio raccontare questo? Perché è un'azienda che crede talmente tanto nelle persone e da investirci del tempo e delle risorse. Lo stesso l'ho fatto nel momento in cui lavoro tantissimo in ambito manufacturing, avevo bisogno di certificarmi e quindi sono diventata Lean Six Sigma Green Belt e adesso sto seguendo un percorso di Black Belt, quindi per crescere ulteriormente nell'ambito in cui lavoro ogni giorno, che è l'ambito del manufacturing e dell'industria. Questa è un po' la mia esperienza che riassume un po', riassunta in questi punti che sono citati in questa slide.
Sicuramente il lavoro internazionale, un team internazionale con persone diverse che apportano contributi sempre nuovi, è una cosa che mi entusiasma ogni giorno. E il fatto di vedere sempre cose diverse, di rimettersi in gioco costantemente, quotidianamente, giornalmente, è una cosa che mi entusiasma personalmente tanto. E in più c'è la componente di innovazione, ma non è l'innovazione raccontata, non è l'innovazione che leggiamo, ma chissà quando succederà. È l'innovazione in azione. E Let There Be the Change, che è un altro grande messaggio che Accenture porta all'interno del suo brand, cioè sì, il motore del cambiamento, è veramente qualcosa che vedo ogni giorno nella mia vita lavorativa e che amo raccontare in questi contesti, ma amo raccontare anche a me ogni giorno per ricordarmi quanto è grande il valore di quello che facciamo. Grazie. Per qualsiasi domanda, super a disposizione. Buongiorno a tutti, io invece mi chiamo Romina, ho 26 anni e sono in Accenture da quasi 3 anni. Proprio 3 anni fa, circa, mi sono laureata in fisica all'Università di Trieste e mentre stavo scrivendo la mia tesi sono venuta a conoscenza di Accenture tramite i portali universitari. Ho deciso di inviare il mio curriculum, di effettuare il colloquio per candidarmi per lo stage aziendale. Sono stata accettata e ho quindi iniziato tramite un corso di formazione a Milano, che è durato circa 2 mesi, in cui ho potuto acquisire le basi di programmazione e data management. Quindi sono un po' l'esempio del fatto che si può tranquillamente, partendo da zero, perché avevo un background prettamente teorico, tramite ovviamente un po' di determinazione, forza di volontà, ma soprattutto con l'aiuto dell'azienda che dà una formazione a 360 gradi, si riesce tranquillamente ad iniziare una carriera anche in ambito informatico e tecnologico. Quella volta il mio obiettivo principale era proprio questo, ovvero sia apprendere delle skills in ambito tecnologico e anche mettermi alla prova e capire un po' quali sono le possibilità di lavoro nel mondo aziendale. Non avevo inizialmente l'idea di iniziare la mia carriera perché pensavo di proseguire i miei studi. Poi mi sono ritrovata in un ambiente molto stimolante. Mi sono trovata molto bene con i miei colleghi e ho avuto delle soddisfazioni dal punto di vista lavorativo e quindi ho deciso di rimanere in Accenture anche una volta terminato lo stage e poi vabbè di proseguire i miei studi in parallelo e anche comunque con il supporto dell'azienda che, come hanno detto i miei colleghi precedentemente, punta molto sulla nostra crescita personale e anche offrendoci dei corsi di formazione. E quindi ha appunto approvato questa mia volontà di continuare a studiare. E una volta terminato il corso di formazione sono stata inserita in un primo progetto e recentemente ho invece cambiato e lavoro su un altro progetto, ma in entrambi i casi nel settore assicurativo. E nel mio lavoro sviluppo software e mi occupo proprio appunto di programmare il software che viene utilizzato dal cliente e di risolvere eventuali problemi. Questa è una parte che mi piace moltissimo del mio lavoro perché richiede la capacità di trovare sempre soluzioni innovative e quindi di focalizzarsi sul problem solving. Un'altra parte molto importante del nostro lavoro è la collaborazione, il lavoro in team e lavoriamo assieme a moltissime persone e questo è molto bello perché mi ha permesso anche di stringere molte amicizie e anche collaborando con dei team stranieri, per esempio al momento ho dei colleghi di Accenture in India e ci relazioniamo molto con loro ed è molto piacevole conoscere persone che hanno una cultura così diversa dalla nostra, ma che allo stesso tempo condividono la stessa passione per la tecnologia.
Penso di aver Grazie Romina, perché stiamo andando fuori tempo. Magari lasciamo giusto 3 minuti anche a Lucia che si presenta e racconta in 3 minuti la sua storia, così teniamo gli ultimi 5 minuti abbondanti per le domande. Grazie Perfetto, grazie mille. Grazie, grazie Marco, piacere di conoscervi. Io sono Lucia Diodati, sono un manager Accenture nell'area Applied Intelligence. Sono in Accenture da 5 anni e negli ultimi sono laureata STEM, mi sono laureata diciamo qualche annetto fa però. Negli ultimi 5 anni ho avuto la possibilità di accompagnare diversi clienti di diversi industry. Un po' quasi la metà di quelle che Marco ci faceva vedere prima nella slide, in quello che è il loro processo di trasformazione digitale. Noi di fatto facciamo questo, accompagniamo i nostri clienti in un percorso che è di digitalizzazione. Noi molte volte arriviamo e più che accompagnarli in senso metaforico, davvero li accompagniamo per mano. In questo momento sono focalizzata su un'area, ho scelto un'area di mio interesse che è all'interno del mondo bancario assicurativo, che è quella della data governance. Ci sono arrivata nel corso del tempo, ho avuto la possibilità, grazie ad Accenture, di crescere in un settore, in quest'area di dedicarmi, di fare corsi di formazione, dell'esperienza all'estero. Con clienti e contesti internazionali che ti danno una visione completamente diversa di quello che lavoro. Una caratteristica importante che un po' dicevano anche prima le mie colleghe è il dinamismo del nostro lavoro. Abbiamo la possibilità e la fortuna di non annoiarci mai. Quindi ho iniziato lavorando per l'oil and gas, quindi per alcuni clienti dove facevamo una componente di reporting, BI, per poi passare su altre tematiche. Abbiamo la possibilità di trovare il nostro percorso anche quando magari si inizia a lavorare e non si ha proprio chiarissimo cosa si andrà a fare domani. Il mondo della consulenza offre tantissime possibilità e come Accenture supportiamo le persone che entrano nella nostra azienda in un percorso di crescita insieme. Davvero due parole su che cosa vuol dire Accenture, che è una cosa che mi ha colpito 5 anni fa quando io sono entrata in Accenture. Accent to the future. Quindi è proprio importante per noi e per la nostra azienda guardare a quelli che sono i processi di evoluzione e di digitalizzazione del domani, il next, next, next che diceva Marco prima. Quindi non soltanto fare quello che è il nostro lavoro nel quotidiano, ma guardare con un occhio sempre a quello che si sta evolvendo intorno a noi come contesto tecnologico, come contesto ambientale e quant'altro, perché ci supporta e supporta i nostri clienti a fare meglio e ovviamente a fare bene. Restiamo a disposizione per tutte le Q&A del caso. Vai, Perfetto, Marco. guardate, faccio io Mike buongiorno con le domande. Visto che abbiamo 4 minuti, provo ad andare in estrema sintesi. Abbiamo due o tre tipi di domande. Diciamo, ci sono Simona, Marco e Rolando che ci dicono, ci parlano un po' del loro background e dicono: ma secondo voi ci può essere una possibilità in Accenture per un laureando in ingegneria biomedica, qualcuno che vuole fare uno stage, qualcuno che parte da un'eccellenza, faccia all'estero, eccetera. Questa provo a prenderla io, nel senso di dire, guardate, io il consiglio che do, perché ogni persona è una storia, no? Secondo me, quindi con dietro tutto il suo bagaglio di esperienze, di interessi, di priorità, di sensibilità e quant'altro. Il consiglio che darei è di utilizzare l'iter di selezione, che tra l'altro è oggetto di una domanda successiva, non solo come un modo, questo lo dico sempre quando faccio i colloqui, non un modo di convincere il vostro interlocutore che siete quelli giusti per entrare a far parte di Accenture, ma come un modo per conoscere l'azienda con cui potreste andare a lavorare. Okay? Dal punto di vista delle opportunità, dal punto di vista del fit, con quello che sapete fare e anche della vostra, come dire, aperture ed elasticità mentale a cambiare ed evolvere, no? Qua io lo racconto sempre, cioè secondo me il più fine consulente,
del CFO dei nostri clienti in Accenture, si chiama Luca, è un mio carissimo amico, ed è un fisico, no? Cioè, e quindi una persona che durante gli anni della sua carriera ha trovato la sua strada e ha trovato banalmente la cosa che gli viene bene, la cosa in cui banalmente l'ha fatto comune tutti i suoi talenti. Io penso che questo possa essere vero per ciascuno di voi, ovviamente dipendente da quello che il mercato chiede, quali sono le possibilità, eccetera, eccetera. La seconda domanda magari invece la spezziamo in due perché era una domanda doppia, quindi la domanda doppia è, magari la giriamo ad Agata, come funziona il processo di selezione in Accenture? E poi magari chiediamo a qualcuno tra Francesca, Romina e Lucia, diciamo, come funziona il processo di inserimento per un nuovo collega in Accenture, magari raccontando come è andato il vostro o come state aiutando uno dei new joiner dei vostri team. Agata, lascio a te. Benissimo, grazie Marco. Allora, io appunto in presenza sono Agata, faccio parte del team recruiting, in particolare mi occupo delle iniziative on campus e quindi come questa di oggi. Allora, come funziona il processo di selezione? È chiaro che tutto parte dall'application, no? Quindi chiaramente vi invitiamo sempre a visitare il nostro sito carriere e contestualmente colgo anche questa occasione per dirvi che noi siamo presenti anche con uno stand virtuale di questo evento dove sono presenti i nostri recruiter, quindi vi invitiamo a passare lì e farci tutte le domande e entrare anche direttamente in contatto con noi per le opportunità. Sicuramente il processo di selezione inizia con una prima telefonata, quindi un phone screening, chiamato così nel nostro gergo recruiting, dove capiamo insieme quali sono i ruoli a cui siete interessati, quali sono le vostre motivazioni, quali sono poi le opportunità che possono essere in linea con il vostro profilo. E dopodiché possono variare a seconda anche delle posizioni e dei team, ma sicuramente le persone che si incontrano poi sono sicuramente i manager con cui si andrà a lavorare e l'HR. Quindi diciamo che il processo non c'è un vero processo uguale per tutte le posizioni, ma a seconda delle opportunità della posizione può cambiare, però insomma sicuramente tutti gli interlocutori con cui si andrà a lavorare vengono incontrati in questo processo di selezione. Lascio la parola alle colleghe per quel che riguarda poi invece la parte di una volta in Accenture cosa succede. L'inserimento, come sono i primi giorni? Allora, racconto io. Come avviene l'inserimento? Si entra in azienda, si viene contattati solitamente da quello che è il team di riferimento, il manager di riferimento vi contatta e si organizzano in due modi. C'è una parte di training on the job in cui gradualmente si viene inseriti nel team, si viene inseriti nelle comunicazioni, si fa formazione con le persone che sono già inserite nel progetto, una parte invece di training vero e proprio, laddove si vanno ad affrontare delle tematiche nuove che quindi non si conoscono perché non sono note sia dal punto di vista della tecnologia, se parliamo di inserimento in ambito tecnologico, sia in base al contesto, si può fare un training proprio formativo. Abbiamo una piattaforma che è quella del My Learning che offre centinaia, anzi forse migliaia di corsi diversi che spaziano su tutti quanti gli ambiti che come Accenture ricopriamo e quindi consigliamo caldamente quali sono i percorsi e i corsi che le persone che entrano nei nostri team e che collaborano con noi possono fare. Quindi di fatto le modalità sono due: un po' si impara lavorando con persone che già lavorano nei team e un po' si impara studiando. Perfetto, grazie Lucia. Con questo abbiamo, secondo me, risposto anche alla domanda di Francesco Arcidiacono. C'è un'altra cosa che è un tema interessante che ci diceva un amico col nome S260858 e dice: come funziona? Come fa Accenture a lavorare per clienti che talvolta sono tra di loro competitor? E questo sicuramente è un tema molto interessante. Vi basti sapere una cosa, è ovvio che come posso dire, noi mettiamo la confidenzialità dei dati e delle informazioni dei nostri clienti al centro. Abbiamo tutto un programma che si chiama Client Data Protection, che prevede, come avrete visto, cioè se oggi leggete i giornali, uno dei temi è veramente la fuga delle informazioni, i vari ransomware e cose di questo genere. C'è questo programma di Client Data Protection che si occupa di custodire le informazioni dei nostri clienti sensibili durante tutto il ciclo di vita dei progetti e anche dopo i progetti, e ovviamente talvolta questo, diciamo, concetto di segregazione delle informazioni ovviamente impedisce anche a persone che hanno lavorato per i competitor di passare da un cliente all'altro in un range di tempo estremamente successivo se hanno lavorato su tematiche sensibili. Quindi da una parte il fatto di
mettere a fattor comune esperienze su molti clienti è un valore, ma dall'altra parte talvolta è necessario aspettare dei tempi, perché se io passo, che ne so, a lavorare per Airbus e Boeing da un giorno all'altro, potrebbe essere un problema perché io ho avuto accesso a informazioni che non sono di utilizzo pubblico. Penso che con questo abbiamo risposto a tutte le domande, abbiamo finito 3 minuti in ritardo, però direi che abbiamo dato una risposta almeno a grandi livelli a tutti. Nella slide avete visto i nostri contatti, c'è sempre modo di contattare i nostri canali ufficiali, social, informali e quant'altro. E niente, sarà un piacere per noi incontrarvi alla prima occasione per, diciamo, scambiare con voi tutte le considerazioni del caso. Niente, ringrazio. Perfetto, vi ringraziamo per il vostro intervento e vi auguriamo un buon proseguimento di evento e di giornata. Grazie mille. Grazie, grazie, ciao. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, a presto.